Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino del Covid nella nostra regione. Sono 100 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 2.621 tamponi molecolari. Il risultato positivo il 3,82% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti scende di 3 punti rispetto a ieri ed arriva a 44. La soglia massima è fissata a 50, mentre il tasso di occupazione dei posti letto resta al 4% per le terapie intensive e al 6% per l'area medica. La soglia fissata per la zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. Non ci sono, per fortuna, decessi recenti. Il bilancio delle vittime è dunque fermo a 2.535. 70 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica e 7, numero stazionario, sono in terapia intensiva, mentre altri 1.965, meno 22, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono complessivamente 75.899 più 124 rispetto a ieri. E continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus perché l'Abruzzo si prepara alla terza dose, alla somministrazione della dose cosiddetta booster per quanto riguarda le vaccinazioni e l'immunizzazione contro il coronavirus. Vediamo tutto nel servizio. Entro le prossime settimane in Abruzzo si partirà con le terze dosi, fermo restando il raggiungimento di un'alta percentuale di vaccinati. Lo ha detto questa mattina a Pescara l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, parlando della campagna vaccinale a margine della presentazione della nuova PEC-TAC che è già entrata in funzione all'ospedale Santo Spirito. Guardi, ci siamo già quasi, devo dire che quel percentuale dell'80% lo stiamo raggiungendo. Negli ultimi tempi c'è anche un aumento di richieste di vaccinazione da parte di quel target della popolazione che era rimasto indietro. Proprio con l'apertura della scuola c'è stata una maggiore attenzione alla vaccinazione. Assessore, per quanto riguarda la terza dose, cosa accadrà da qui a qualche settimana in Abruzzo? Sì, proprio domani ho organizzato un incontro in assessorato con le quattro direzioni per organizzare l'attività su tutto il nostro territorio. La terza dose sarà somministrata alle persone fragili, quindi e ai sanitari, per cui adesso andremo a verificare quali saranno gli hub, quali saranno le strutture che continueranno ad vaccinare nella nostra regione. Diamo un esempio di stimoliamo, ecco, a chi vuole vaccinarsi, rimane la vaccinazione libera, questo ci tengo a precisarlo, però diamo anche la possibilità di non mettersi in liste di attese, di non prenotarsi, quindi la possibilità di poterci accedere in maniera tempestiva. E adesso sempre con Paolo Renzetti andiamo a vedere proprio l'inaugurazione di questa nuova PET-TAC all'ospedale di Pescara. Presidente Marsilio, l'arrivo della PET-TAC all'ospedale di Pescara è un grande risultato, soprattutto sul fronte dell'abbattimento delle liste di attesa. Sì, è un risultato importante, è un percorso iniziato quasi praticamente 10 anni fa, ci è voluto troppo tempo per realizzarlo, però era uno dei grandi buchi neri della sanità abruzzese che abbiamo trovato quando è iniziato il nostro mandato, e questo tema delle PET-TAC che a Pescara come in altri nosocomi vengono affittate giornalmente, non c'erano i locali, insomma, creava sia un disagio per gli utenti, soprattutto quelli più fragili che fanno fatica poi a salire su quei camion attrezzati per le analisi, sia un grave anche problema di costi, tra le 5 e le 7 mila euro al giorno di affitto. Quindi noi realizziamo intanto una grande ottimizzazione delle risorse, abbiamo finalmente sbloccato i lavori e realizzato i lavori per attrezzare le sale dove poter ospitare la PET-TAC, e c'è anche una consistente riduzione delle liste di attesa e della tempestività con cui si lavora, perché insieme a questo c'è da dire che anche al pronto soccorso sono state attrezzate degli impianti di diagnostica che consente di dedicare quelle attrezzature solo al pronto soccorso, quindi senza impattare
sul reparto e c'è quindi un doppio canale, si lavora con molta più velocità e potendo produrre molti più risultati. Professor Di Egidio, vogliamo spiegare l'importanza di questa PET-TAC di cui si dota l'ospedale civile Santo Spirito di Pescara? Allora, a prescindere dal fatto che la TAC-PET a Pescara è l'unico apparecchio fisso in tutta la regione Abruzzo, noi abbiamo fatto un discorso di empowerment anche con la popolazione, con i medici di base, con i reparti interni. È un esame molto semplice, un esame che si avvale sia dell'aspetto funzionale nello studio, soprattutto nella stadiazione dei tumori, e sia dell'aspetto morfologico con l'esecuzione degli esami TAC, cioè nel senso che se si vede una lesione questa appare ipercaptata, quindi è una lesione che ha un elevato metabolismo, quindi un esame molto importante, oramai richiesto in tutti i protocolli delle stadiazioni. Noi abbiamo fatto un discorso, adesso vedremo, dove con un empowerment fatto sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista funzionale abbiamo ridotto notevolmente la lista d'attesa, che era la cosa molto più importante. La lista d'attesa per eseguire un esame TAC-PET è di 15 giorni. E soprattutto i costi, perché abbiamo mobilizzato il mezzo che era fuori con un risparmio di costi notevole. Abbiamo fatto questo discorso grazie a un raggruppamento di tutta la diagnostica per immagine, compresa la radiologia, dove ci stiamo organizzando sia sull'efficacia che sull'efficienza, cioè l'efficacia è il raggiungimento dell'obiettivo con il minor tempo possibile, l'efficienza anche con una riduzione dei costi. I finanzieri del gruppo di Chieti e della compagnia di Teramo hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie di beni immobili per un importo complessivo di circa 600.000 euro, nell'ambito dell'indagine complessa durata oltre 2 anni per reati di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente, connessi a una maxi frode sulla spesa sanitaria per acquisti di dispositivi medicali effettuati dall'ASL di Chieti senza le previste gare d'appalto. In particolare, i militari della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione a cuore aperto hanno dato esecuzione al sequestro per equivalente in via diretta per un totale di 559.000 euro circa e di 4 beni immobili ubicati nelle province di Teramo e Sassari, oltre a conti correnti bancari e disponibilità finanziarie intestate ad un imprenditore e ad una società a lui riconducibile che opera nel commercio dei dispositivi medicali. Nel corso delle indagini i finanzieri di Chieti hanno rilevato gravi distorsioni nelle procedure d'acquisto dei materiali e degli apparati medicali per le attività dell'unità di cardiochirurgia dell'ospedale di Chieti, frutto, secondo l'accusa, di un patto corruttivo consolidato nel tempo che avrebbe consentito ai soggetti coinvolti di trarre vantaggi illeciti. I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno illustrato questa mattina i motivi della manifestazione unitaria che si terrà lunedì prossimo 20 di settembre sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità. Vediamo tutto nel servizio. Noi oggi non abbiamo ancora dalla Regione Abruzzo un documento ufficiale. Noi pensiamo che non si possa parlare di riorganizzazione della rete ospedaliera senza aver parlato prima di territorio, perché in ospedale arrivano i malati acuti. Ci vuole un'accoglienza, una presa in carico e un servizio sanitario regionale di prossimità. Le persone sono lasciate sole. Quindi oggi è una mobilitazione in preparazione del 20 che non riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e privata abruzzese chiedono di essere messi nelle condizioni di poter dare servizi di qualità alle persone, perché questo è sancito dalla nostra Costituzione. Oggi spiegate le ragioni di questa manifestazione che poi si terrà il 20 settembre a Pescara. Dopo 14 anni di mancato rinnovo del contratto Aio Paris della sanità privata, dopo 3 anni di estenuanti trattative, dopo l'intervento del Ministro alla Salute e del Presidente della Conferenza Stato-Regioni e dopo la sottoscrizione del contratto avvenuta ormai circa un anno fa, ad oggi purtroppo registriamo in Abruzzo presso le strutture private che applicano appunto il contratto Aio Paris la mancata applicazione
del contratto e di ciò che esso sostiene e dice. Non è più rinviabile a questo punto il pagamento dell'una tantum risarcitoria, come non è più rinviabile il pagamento degli arretrati e dell'apertura del tavolo di contrattazione di secondo livello. Per questo motivo le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata hanno deciso di incrociare le braccia per l'intero turno il 20 settembre. Noi riteniamo che ci sia un'applicazione integrale del contratto di lavoro ARIS-AIOP dal quale è scaturita tutta la vertenza, perché un contratto firmato ormai un anno fa, nell'ottobre 2020, ancora oggi non vede la sua applicazione. È un fatto gravissimo, perché i lavoratori delle strutture private in Abruzzo aspettano il contratto da 14 anni, non stiamo parlando di qualcosa, un anno, sei mesi, 14 anni. Oggi, pur avendo firmato la Regione a livello nazionale un contratto che prevedeva un contributo del 50% di ciò che era il corrispettivo da dare alle aziende private, non lo ha fatto. Quindi noi abbiamo atteso troppo, fin troppo, c'è stata un'interlocuzione, varie videoconferenze, abbiamo trovato, diciamo, hanno trovato, perché noi siamo stati il convitato di pietra, una sintesi che diversificava tra la Regione e il privato pochissime centinaia di euro. Bene, è passato un anno e mezzo, è un mese e mezzo dall'ultima interlocuzione. La Regione non ha convocato il privato non chiede la convocazione, chi sta pagando per tutti sono i lavoratori. Ancora una notizia di cronaca, una donna di 58 anni è ricoverata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Montesilvano. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 23:30 in via Vestina davanti alla pizzeria in cui la donna lavora. La 58enne aveva appena smontato dal servizio quando, mentre attraversava, è stata travolta da una vettura guidata da un 72enne di Pescara che viaggiava in direzione Maremonti. Soccorsa, la donna è stata poi trasportata in ospedale dove ora è ricoverata con una prognosi di 60 giorni. Jarar Ayoub, 26enne di origini marocchine, è stato condannato dal GIP del Tribunale di Avezzano a 4 anni di reclusione per l'omicidio stradale di Sara Sforza. A gennaio dello scorso anno la ragazza è rimasta uccisa all'età di 23 anni in seguito ad un violento frontale ad Aielli. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni. È stato condannato a 4 anni di reclusione Jarar Ayoub, il 26enne magrebino che il 2 gennaio 2020 causò l'incidente costato la vita a Sara Sforza, 23enne originaria di Aielli. Jarar Ayoub era stato accusato di omicidio stradale. Ad aggravare la posizione del marocchino, le analisi tossicologiche che avevano evidenziato la positività ad alcol e sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti era stata eseguita una misura cautelare in carcere, mutata in arresti domiciliari, poi revocati. Da gennaio 2021, Ayoub in libertà prima della sentenza emessa stamani dal giudice del Tribunale di Avezzano che lo ha condannato a 4 anni chiudendo una pagina nera nella storia recente della Marsica. Questo processo non riporterà a casa Sara Sforza né andrà ad eliminare quelle che sono state le lesioni gravissime sia sotto il punto di vista fisico sia sotto il punto di vista psicologico del mio assistito che proprio oggi è tornato in ospedale per un ulteriore intervento. Dobbiamo considerare una cosa, che la pena che era stata richiesta dal pubblico ministero era di 7 anni e 5 mesi, con la scelta del rito si è scesi a 5 anni richiesti dal pubblico ministero, il giudice ha ritenuto opportuno di condannarlo a 4 anni con poi risarcimento del danno a favore delle persone lese. Ritengo che sia congrua anche a mente del fatto che in altri processi, ad esempio Roma con il caso genovese, l'imputato è stato condannato ad 8 anni e ci sono state lì due vittime, due ragazze. Quindi ritengo congrua la pena, certamente. Un po' di amaro in bocca mi resta
ripensando a quando, a seguito del sinistro, pur prevedendo la legge un arresto immediato, il conducente, l'imputato non è stato arrestato, si è perso tempo. Ovviamente, e per fortuna, ciò non ha compromesso nelle indagini, quindi la piattaforma probatoria, né lo stesso processo. Quindi un plauso a tutte le autorità di polizia che hanno fatto le indagini, che hanno fatto i sopralluoghi, le perizie, questo a mente anche della perizia fatta dal perito del giudice, che ha confermato quanto già precedentemente fatto dagli organi di polizia. Quindi un plauso sincero alla polizia e ai carabinieri che sono intervenuti sul posto tempestivamente e raccogliendo le prove, evitando la dispersione di dati fondamentali che ci hanno poi permesso di arrivare ad una sentenza di condanna. Ed ora la pagina dedicata alle elezioni amministrative che ci porta a Francavilla al Mare, dove torna in campo per il centrodestra Roberto Angelucci, che è stato sindaco della città una decina d'anni fa. Sarà lui dunque il candidato della coalizione di centrodestra. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Espressione del centrodestra in queste elezioni amministrative, come mai ha scelto di tornare in campo? L'ultima esperienza è stata fatta dal 98 al 2008 come sindaco, poi mi sono fatto abbondantemente i fatti miei, diciamo, sollecitando solo l'ultima amministrazione, quella Guida Luciani, che doveva essere il mio successore dell'allora centrodestra, poi ci sono state altre vicende, quindi poi è diventato sindaco del centro-sinistra. In questi 10 anni ho sempre detto che volentieri avrei seguito il completamento del porto, la realizzazione dell'altro tratto di pista ciclabile. Di che cosa ha bisogno Francavilla al Mare, che lei avrebbe voluto fare in questi 10 anni in cui è stato un po' in disparte? Ma negli anni che sono stato in disparte ho detto volevo mettermi a disposizione per completare il depuratore che avevo iniziato, appaltato e finanziato. Per fortuna abbiamo dei 7 milioni di euro che c'erano allora e dopo 13 anni per fortuna abbiamo ritrovato 4 milioni di euro, quindi quel depuratore terzo che eliminerà il depuratore di Pretaro e alleggerirà quello a sud, diciamo che darà la garanzia di non cattivi odori per chi ha all'interno e di un'acqua che va a mare, che non va a inquinare e che quindi garantirà la bandiera blu per i prossimi anni. E poi il completamento delle reti, il porto che sarà l'opportunità, il richiamo per i prossimi anni, così come è successo per i vari pontili che sono stati costruiti, sarà un'attrazione. Una città di mare senza porto è come se passasse l'autostrada senza avere l'uscita. Sappiamo che Francavilla non è però solo la parte del mare, ma sono anche le contrade, la parte interna, ecco, bisogna collegare queste due realtà. La città ha bisogno di raccordarsi, di essere unica e di sentirsi ancora un'unica città, completare i servizi nelle contrade, tenere pulite in ordine nelle contrade, i quartieri residenziali, non sono mai stati quartieri dormitorio, non sono mai stati quartieri abbandonati, dobbiamo fare in modo che si sentano vivi, cittadini venuti che stanno qui da sempre o venuti da poco, ma si sentono cittadini di questa città. Vede una battaglia che si possa chiudere elettorale, ovviamente, al primo turno, o il ballottaggio sarà poi la decisione finale? Ma io penso che con 8 candidati, con tutta questa voglia di democrazia, con 316 candidati consiglieri, 8 sindaci, penso che sia inevitabile il ballottaggio. Andiamo a Teramo adesso. Dopo quasi 30 anni d'attesa, il Comune ha ricevuto il finanziamento da 8 milioni per riqualificare l'antico teatro romano nel cuore della città. L'importante monumento archeologico dunque tornerà presto ad essere una vera e propria arena per eventi e spettacoli. Il sindaco D'Alberto annuncia entro l'anno ci sarà la demolizione dei due palazzi Adamoli e Salvoni. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Una battaglia durissima, durata 30 anni, raccolta firme, appelli alle istituzioni, interrogazioni parlamentari. Il recupero del Teatro Romano di Teramo ha mobilitato per oltre un ventennio cittadini e personalità del mondo della cultura a livello nazionale. Ora ci siamo, anzi dovremmo esserci. Il Comune di Teramo ha infatti ottenuto un finanziamento aggiuntivo di circa 8 milioni di euro che, sommati a quelli già in cassa, permetteranno di portare a termine la riqualificazione dell'opera. Il sindaco D'Alberto annuncia entro il 2021 partirà il cantiere per la demolizione dei palazzi ad Amoli e Salvoni. L'associazione culturale Teramo Nostra è stata tra le più attive nel condurre questa battaglia. Il recupero di questo teatro romano cosa significherà per la città di Teramo? Passo significativo del recupero intanto della nostra memoria storica, questo bene che così è stato capito dalla maggioranza della popolazione, perché noi abbiamo promosso due volte raccolte firme quando c'era la nostra vicepresidente Anna Pepe, in una settimana raccogliemmo 9.000 firme. E adesso con i quartieri ne abbiamo raccolti 5-6 mila, però questo è importante per spingere di più le istituzioni ad impegnarsi. Come Teramo Nostra seguiteremo ad essere sempre vigili e presenti. Noi non siamo né architetti e né abbiamo solo l'interesse per la città. Ma lei come se lo immagina questo teatro recuperato? Noi ce lo immaginiamo fruibile, anche se in piccolo, come l'Arena di Verona, come lo Sferisterio, come sta in Spagna. Ma ve lo immaginate nel cuore della nostra città? Noi la nostra città ha il conservatorio, ha scuole di teatro a Iosa, ha di tutto e di più per far sì che questo luogo possa funzionare. È proprio così, l'antico teatro romano di Teramo è il monumento archeologico più importante d'Abruzzo. Una volta riqualificato, tornerà ad essere fruibile come una vera arena all'aperto per eventi e spettacoli. Una meraviglia. Torniamo nella Marsica, torniamo ad Avezzano, dove domani nella cattedrale ci sarà il commiato del vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro. La città di Avezzano si prepara a salutare il vescovo Pietro Santoro, che lascerà le redini a Monsignor Massaro dopo 14 anni alla guida della diocesi dei Marsi. Il saluto solenne del vescovo è previsto domani alle 18 in cattedrale. Porte aperte nel rispetto delle normative anti-Covid, ma senza obbligo di Green Pass, a tutti i cittadini e i fedeli che hanno accompagnato Santoro dal 2007 ad oggi. Dopo l'ingresso ufficiale del successore, il vescovo si ritirerà ad Ovindoli, un altro segno del legame con la terra marsicana e le montagne del nostro territorio. L'amministrazione di Avezzano ha comunicato intanto la volontà di istituire un consiglio comunale straordinario per il saluto ufficiale ad una figura da sempre vicina al territorio. Non posso che ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Santoro, perché nell'arco di questi anni ha saputo coniugare un aspetto di soccorso con un aspetto di carattere umanitario. Cosa lascia in questo territorio? Lascia il cuore, ma che città, che territorio lascia dopo tanti anni di questa avventura? Lascio una terra bellissima, una terra però che ha bisogno a mio parere di amarsi un po' di più, cioè è la Marsica che si deve amare un po' di più. Perché a volte la Marsica ha una specie di complesso di sentirsi periferia. La Marsica non è periferia di niente e di nessuno. E adesso siamo allo sport. La Coppa Italia di C in primo piano. A distanza di 10 giorni dalla sfida di campionato, il Teramo batte il Siena nel secondo turno di Coppa con un gol di Birligea e avanza agli ottavi di finale, dove incontrerà il Pescara. Sfida il prossimo 3 di novembre al Bonolis. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli.
Il Teramo batte il Siena 1-0 nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia ed il prossimo 3 novembre ospiterà al Bonolis il Pescara negli ottavi di finale. Guidi fa turnover come nelle attese, lanciando il tridente con K, Birligè e Rosso. A ben guardare però fa molto più turnover il Siena, lasciando in tribuna tra gli altri anche Paloschi, Varela e Guberti. Il Teramo fa debuttare una delle nuove maglie e si fa preferire per occasioni nel corso del primo tempo. Bataloni tra i pali del Siena sarà infatti protagonista nell'evitare il vantaggio del Diavolo. E Rosso ad iniziare a testarne i riflessi al secondo minuto di gioco. I toscani fanno fatica a proporsi e, salvo una mischia ad inizio gara, hanno l'occasione migliore dopo il quarto d'ora. Questa volta è Peresin a testare i riflessi di Agostino, alla prima da titolare, che evita guai al Teramo. Al 18esimo il Diavolo torna avanti. Marcellusi sbaglia un appoggio in area, ma Birligea trova il muro toscano ad impedire alla palla di passare. Un minuto dopo Guidi perde Trasciani per infortunio, al suo posto fa il suo ingresso in campo Bellucci. Al 23esimo K rientra sul mancino e trova di nuovo pronto Mataloni a negare il gol. Dagli sviluppi Azio Osmanovic pesca Cucurullo da solo, che però non ha un impatto felice da due passi. Rossetti con il passare dei minuti sarà il migliore tra i biancorossi. Al 31esimo è proprio lui a pescare Rillo, che al volo non trova la porta. Cinque minuti più tardi è ancora Rossetti ad ispirare e trovare Cucurullo, che non ha il guizzo vincente davanti la porta senese. Rosso si fa male poco dopo per uno scontro con Mataloni, ma Guidi gli chiede di restare in campo e resistere fino alla fine del primo tempo. Al 42esimo Rossetti si mette in proprio e disegna col mancino un tiro a giro che trova ancora l'estremo classe 2002 a mettere in angolo. Ad inizio ripresa entrano Malotti per l'infortunato Rosso e Bois per Azio Osmanovic. Il Teramo passa poi al terzo minuto. Rossetti calcia una punizione col mancino, Mataloni si oppone in qualche modo e lo fa anche su Bellucci. Nulla può però il giovane portiere quando arriva Birligè a portare avanti il Diavolo. Il Siena prova a rialzare la testa, ma Peresin trova ancora una volta Agostino in bello stile a negargli la rete. La gara va poi in congelatore per un lungo tratto, dove a farla da padrone saranno i cambi. Per il Teramo entrano via via Soprano e Montaperto, quest'ultimo fa il suo esordio. Il Siena torna a farsi vedere dagli sviluppi di un calcio d'angolo. L'incornata centrale di Terigi però trova solo Agostino. Al 37esimo Montaperto centra da meno dei 20 metri la traversa piena, con tocco ancora del solito Mataloni. Pochi minuti dopo Bois pesca e Birligè in area, ma la rovesciata è preda ancora dell'estremo ospite. Mataloni sale di nuovo in cattedra poco dopo, prima su Malotti e poi ancora su Birligea a negare il raddoppio al Teramo. Sono le occasioni su cui si spegne poi il match. Domenica prossima il Teramo sarà ancora di scena al Bonolis per ospitare in campionato la Vispesaro, dovendo però valutare l'infortunio di Rosso. Per la Coppa invece sarà derby il 3 novembre proprio al Bonolis, sempre su gara secca, con Vis poi in campionato quasi subito dopo, il 14 novembre all'Adriatico Cornacchia. Sono estremamente soddisfatto, perché penso che la squadra abbia espresso tante cose sul campo, abbia vinto meritatamente e c'è sempre stata un'identità chiara della squadra. Sono piaciuti gli smarcamenti, mi sono piaciute le aggressioni, le pressioni. Penso che sia stata una prova positiva, ma è la testimonianza di quello che vi ho detto tante volte, che è un gruppo che si allena nella quotidianità del lavoro, è sempre molto attenta e che si allena molto bene. Questa è la risposta anche da coloro che fino a questo momento avevano trovato meno spazio. Ma penso che sia stata una prova buona generale. Penso che fino a quando è stato in campo Trasciani e poi anche Bellucci quando è entrato abbiano fatto molto bene, sia a livello difensivo che di reparto che in costruzione. Fiorani secondo me ha fatto un'ottima gara in entrambe le fasi di gioco, in un ruolo anche una posizione un po' nuova per lui, perché solitamente è sempre stato impiegato da mezzala, però secondo me lui ha anche questa capacità di interpretare le due fasi di gioco e ha tanta intelligenza anche sulle linee di passaggio e penso che questa posizione l'abbia svolto veramente in maniera efficace e di qualità. E io anche agli allenamenti chiedo tanto, cioè io vorrei sempre vederli giocare ogni partita come si allenano,
Di conseguenza ero convinto che la prestazione l'avrebbero fatta. Dal punto di vista della mentalità, questo è un gruppo che non è mai mancato, e quindi oggi ho avuto risposte positive da tanti. Cioè, ora ne ho elencate qualcuno, ma secondo me la prova è positiva per tutti coloro che hanno preso parte alla partita. Bellicea, Trosciani ha un problema al piede che si porta dietro da tempo. Nel calciare una palla ha sentito una fitta, un dolore. Non penso che sia niente, cioè non dovrebbe essere sicuramente niente di grave. È un po' un problemino stile quello di Kjere Mateng, un po' diverso nel dettaglio, però ecco, sono quei problemini che non sono niente, non rischi niente, però sono estremamente fastidiosi per un calciatore nel momento in cui vai a impattare con forza la palla oppure se devi portare un contrasto. Però non dovrebbe essere niente di che, mentre Rosso nell'uscita del portiere praticamente ha preso una ginocchiata sulla coscia, nel muscolo, e quindi è dolente, però insomma anche questo è il tempo di smaltire il colpo, però non è niente di particolare. E adesso andiamo a vedere il 2-0 con cui il Pescara ha archiviato la pratica Grosseto, avanzando al turno successivo di Coppa e dunque dando vita così al derby di novembre. Vediamo. Il Pescara batte il Grosseto e accede al terzo turno di Coppa Italia, dove attende la vincente di Teramo Siena. Centrato l'obiettivo qualificazione, ma anche quello di vedere all'opera chi era stato meno utilizzato. Out Memusciai, Rauti e Marilungo, Auteri dà spazio a 8 calciatori con poco minutaggio ufficiale. Davanti al baby sorrentino, Iannes, Ingrosso e Veroli, trio di difesa, Rizzo e Diambò sono i mediani. In attacco ci sono Ferrari e Galano, fascia di capitano per quest'ultimo. Dursi, Zita e Zappella completano lo schieramento. Anche il tecnico grossetano Magrini si affida alle presunte seconde linee, ma non rinuncia all'esperienza di Ciolli e a Moscati, autore di una doppietta nel turno precedente col Campobasso e che già prima del quarto d'ora assaggia le qualità di Sorrentino, che risponde presente. Accade poco fino alla mezz'ora, quando il Grosseto si rifà vivo con un'azione di rimessa De Silvestro per Moscati, ma è felina l'uscita bassa di Sorrentino. I biancazzurri al piccolo trotto si scuotono e chiudono forte la prima frazione. Zappella crossa col sinistro per il colpo di testa di Dursi a fil di palo. Dopo un minuto Ferrari serve la corrente in Zita, che calcia dalla sua posizione preferita ma addosso a Fallani. Al 39esimo il Pescara passa, Dursi premia la corsa del solito puntuale in Zita, perfetto l'assist da quinto a quinto per Zappella, che insacca da pochi passi. Per il match winner contro l'Ancona Materica arriva il secondo gol stagionale, il primo in Coppa. Una rete che non sazia il Pescara, che continua a spingere. Zappella per Dursi, ma Fallani blocca. L'estremo maremmano è poi salvato al 45esimo da Artioli sul colpo di testa di Iannes, destinato in fondo al sacco. Dopo l'intervallo Auteri cambia i due esterni, fuori in Zita e Zappella, dentro Cancellotti e Rasi, e proprio quest'ultimo è protagonista nell'azione del raddoppio. Al sesto minuto Fallani respinge il sinistro di Rasi, ma nulla può sul destro potente di Eugenio Dursi, che trova la sua prima rete ufficiale in maglia pescarese e si lascia alle spalle il torto subito domenica scorsa. Magrini mette dentro i titolari Cretella, Marigosu, Siniega e Raimo, mentre Auteri regala il debutto tra i grandi al classe 2005 Marco Delle Monache, convocato in extremis. Partito in controllo per il Pescara, anche se al 27esimo il Grosseto ha l'opportunità per dimezzare il distacco. Sorrentino atterra Moscati, ma poi si riscatta subito dopo, respingendo il rigore dell'attaccante grossetano, confermando le sue grandi qualità. Debutta anche Sanogo, il Pescara va vicino alla terza rete con Iannes e Ingrosso e poi con una botta da fuori di Galano, ma il risultato non cambia, anche perché Sorrentino dice ancora no a Moscati e alla fine il Delfino si prende gli applausi del migliaio di tifosi che hanno sfidato la Champions. Il pensiero però va subito al campionato e alla insidiosa trasferta di domenica a Pontedera contro la sorpresa Montevarchi. Questo è il servizio di Andrea Costantini, che chiude questa edizione del TG6. Prima di salutarci però il cordoglio di tutta la redazione del nostro telegiornale, della nostra emittente, al collega Andrea Mazzetti per la scomparsa della moglie Chiara all'età di soli 39 anni. Davvero le più sentite condoglianze da parte di tutti noi. Termina qui l'edizione del TG6, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento alle ore 23.
Thank you.